Oh, eccoci, buongiorno. No, non giochiamo noi qui oggi, noi giochiamo a Cagliari, noi qui ci giochiamo sabato in questo nostro mood, mercoledì sabato, che inizia per l'appunto oggi e prosegue con Lazio, Borussia, Dortmund e Genoa, prima della sosta. Non giochiamo noi qui, oggi giochiamo sabato, ma questo resta sempre lo stadio di questo nostro campionato. E naturalmente con l'augurio di avere il prima possibile lo stadio più bello del mondo, che noi certamente vogliamo fare, realizzare senza tattiche, senza moine, senza andamenti a zigzag. Detto questo, ci sono due messaggi oggi che passano sul Milan, letti tutti i giornali, letti tutti i pezzi di presentazione di Cagliari-Milan. Uno, lo stramaledetto che abiuro come concetto, come pratica, Milan 2 o Milan B, e l'altro è una prova del 9 del nostro mercato. Trovo che il primo messaggio sia inutile e distruttivo, il secondo messaggio sia intrigante e costruttivo. Passiamo al primo messaggio. Vedete, sul Milan ormai c'è un modo stratificato, radicato di raccontarlo. Il Milan, peraltro, è il primo club che avvia nella stagione. Alla fine degli anni 80, inizio anni 90, l'idea delle due rose, l'idea delle due squadre. All'arrivo di Silvio Berlusconi nel Milan, insomma, le rose erano di 14-15 giocatori, più i Primavera. Si giocava, quando si giocava durante la settimana era un evento. E poi invece le cose evidentemente sono cambiate, siamo arrivati alle due rose e questa cosa del Milan 2, che cosa volete farci? Ormai è radicata, ormai è stratificata, ma io spero che i nostri ragazzi, i nostri giocatori si ribellino nell'anima a questa idea di essere alternative, perché quando sei bollato così, etichettato così, Milan 2, Milan B, Milan delle alternative, giochi d'alternativa. E giocare d'alternativa che cosa significa? Faccio questa partita, tanto poi so che la prossima gioca un altro. Invece no, bisogna giocare tutte le partite, bisogna giocare la partita di stasera, le prossime che dovessero capitare, con l'idea che bisogna creare competizione con gli altri compagni di squadra, con gli altri concorrenti di ruolo, con gli altri giocatori del gruppo. Quindi l'idea del Milan 2 è un'idea pessima, è un'idea sbagliata, è un'idea, è un'etichetta abusata. Magari chi ce l'affibbia non si accorge nemmeno di starcela affibbiando, ma è qualcosa di dannoso, di negativo che aborro, prendendo a pretesto evidentemente una frase, una terminologia, un modo di esprimersi, anche di spettacolare e di comunicazione, certamente non mio. L'altro messaggio invece è, ma a Cagliari capiremo se il mercato di questa estate ha rafforzato il Milan o no? Ecco, questo è invece un tema di stimolo, un tema di pungolo. Questo è un tema che ti fa dire: caro Marco Sportiello, caro Yassin Adli, perché di fatto non avendo giocato mai la scorsa stagione possiamo considerarlo un possibile, ipotetico, eventuale rinforzo di questa. Caro Semmi Chukwueze, caro Noah Okafor, vogliamo dimostrare che quando l'anno scorso il Milan a Cremona, a Spezia, diciamo, attingeva a piene mani dal resto del gruppo, oltre i titolarissimi, le cose non andavano bene, che invece quest'anno voi siete in grado di farle andare meglio? Ecco, questo è un concetto di challenge, un concetto di sfida che mi piace sinceramente di più. Cioè, noi naturalmente siamo convinti di aver fatto un mercato importante, di un mercato di rafforzamento. Poi la risposta definitiva ce la darà tutto il corso della stagione, tutto lo scorrere, tutto il fluire della stagione. Non può darcela soltanto la partita di questa sera, però la partita di questa sera è un buon indicatore, perché sono in palio tre punti fondamentali, perché evidentemente ci giochiamo molto e, ripeto, l'idea del challenge, dimostriamo che il nostro è stato un mercato di rafforzamento, è un'idea di costruzione, di sviluppo, di percorso per la società e per la squadra, non di etichetta, che è qualcosa di stantio, che è qualcosa di stagnante negli anni. E quindi questo è un tema che sinceramente mi piace molto di più. Sapete bene che Maignan è rimasto a Milanello per evitare ogni tipo di rischio, naturalmente la speranza
e che vada tutto bene stasera a Cagliari, che poi possa rientrare con la Lazio, ma seguiremo le cose cammin facendo. E anche Jovic è rimasto a Milanello per lavorare, per fare allenamenti specifici per migliorare la condizione. E migliorare la condizione di questo ragazzo, anche questa è qualcosa di intrigante, perché negli ultimi minuti di Milan-Verona due o tre tocchi di Jovic personalmente li ho apprezzati, e quindi se, vista la tecnica, visto il lavoro, e lui è rientrato praticamente, è arrivato l'ultimo giorno di mercato, è andato in nazionale, è rientrato due giorni prima del derby con l'Inter, quindi di fatto una vera e propria preparazione strutturata con il Milan e la sua nuova squadra l'hanno ancora fatta, per cui è anche normale che ci si prenda del tempo per mettere condizioni attorno a una tecnica su cui vale la pena continuare a esplorare la situazione. Per il resto vedremo quali saranno le scelte. C'è chi dice che in attacco sia praticamente sicuro solo Cafor di giocare, o come esterno o come prima punta, ma soprattutto come prima punta, e che invece siano un po' gli esterni, ci siano due maglie degli esterni per tre giocatori, ossia le maglie di Chukwueze, di Pulisic e di Leao. Vediamo quali saranno le scelte di Stefano Pioli. L'idea anche di partire con Chukwueze a destra, Okafor in mezzo e Pulisic a sinistra, intrigante. Pulisic a sinistra è la sua fascia, e dopo aver segnato contro il rossoblù del Bologna, anche contro il rossoblù del Cagliari potrebbe trovare le giuste ispirazioni. Mi si dice questo è un tridente leggero. Sì, tridente leggero. Okafor non è altissimo, ma è tosto fisicamente. È chiaro, tridente leggero rispetto a Giroud, perché anche Leao è un giocatore meravigliosamente leggero, è un giocatore che fende l'aria, è un giocatore che non fa tremare la terra quando corre, ma genera fruscio. Quindi da questo punto di vista mi sembra che se noi andiamo a Cagliari a giocare con anche Adli in mezzo fra Reinders e Loftus, anche Adli è un'ipotesi da vedere, un'ipotesi che incuriosisce, che stimola, è un'ipotesi che intriga. Ecco, noi dobbiamo di questa stagione prendere le cose intriganti che possono dare vita ad un continuum, ad un prosieguo, ad uno sviluppo. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare. Non c'è mai nulla di facile nelle partite di Serie A. Noi e qualcuno di voi aveva storto legittimamente a suo punto di vista il naso per Milan-Verona ieri, vista Juventus-Lecce. Ragazzi, con tutto rispetto per la Juventus e per il Lecce, forse contro il Verona abbiamo fatto un partitone. Ecco, quindi ragazzi, noi dobbiamo in questo momento pensare col Verona era importante vincere, perché dovevamo tornare il prima possibile a farlo, e adesso è fondamentale dare continuità, perché preparare una partita cruciale come Milan-Lazio senza vincere a Cagliari, e a Cagliari non ci sarà niente di facile contro il Cagliari di Ranieri, sarà durissima. E quindi questa sera il Milan, senza etichette e con tanta voglia di challenge, deve fare il meglio possibile per vincere la partita. A più tardi.